Subito dopo il terremoto, la poca popolazione che riuscì a salvarsi si trasferì su questo colle. Non essendoci abitazione per i pochi sopravvissuti, furono scavate delle grotte proprio qui a 20 metri da dove stiamo. Furono scavate 7 grotte dove per parecchi anni, circa un centinaio di anni, vissero queste poche persone che erano riusciti praticamente a salvarsi da questo tremendo terremoto. Fu un terremoto del 10° grado della scala Mercalli, con epicentro nella zona di Benevento, e arrivò nella zona nostra qui di Termoli dell'8° grado della scala Mercalli. Caddero tante cattedrali e 32 castelli nel Molise. Subirono forti danni sia la cattedrale di Termoli che l'attuale castello Federiciano, sempre di Termoli. Questa popolazione, appunto, scavate queste grotte, visse per parecchi anni insieme con i propri animali dentro le grotte, e solo qualcuno fu praticamente ospitato nel palazzo baronale del vescovo, perché tutte queste braccia facevano comodo per poter coltivare i terreni che appartenevano alla diocesi termolese. Libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevolevoli gli uni verso gli altri. Io sono il pane vivo, sceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: Io sono il pane disceso dal cielo. Sfondare dentro quegli occhi. Sentivano che Gesù li guardava dentro e li toccava dentro, che guariva qualcosa, che smuoveva qualcosa dentro. Tant'è che senza un preavviso non avremmo detto: Scusa, però dammi un po' 2 giorni, dammi una settimana di tempo. Lo stesso Vangelo di ieri, la stessa parola di ieri, quando oggi è domenica, e il Signore ci spinge ad andare in profondità, a chiederci. Ok, dopo alcuni anni passati dentro le grotte, alcuni di questi abitanti cominciarono a costruire le prime casette davanti alla chiesetta e nacque il primo centro storico di San Giacomo, che era praticamente circondato in maniera tale che potevano essere chiuse le 4 porte di accesso che la sera permettevano a chi doveva proteggere i propri averi, di chiudere queste porte ed evitare che eventuali briganti potessero entrare dentro il centro di questo piccolo paese. Nell'anno 1564 il vescovo Durande di Brescia, che era il vescovo di Termoli, autorizzò addirittura la fusione di queste due popolazioni, quella originaria proprio di San Giacomo e alcune persone che arrivarono da queste parti provenienti dalla Croazia, perché da quelle parti praticamente c'era l'assalto delle truppe ottomane provenienti dalla Turchia,
che avevano costretto parecchia popolazione di quell'area della Croazia a trasferirsi verso l'Italia. C'era un po' una specie di emigrazione che oggi stiamo rivedendo dall'Africa verso l'Italia. Alcune di queste popolazioni, i famosi schiavoni, praticamente si fermarono qui a San Giacomo e in altri paesi dell'interno. Il vescovo Durante cercò di unire queste due popolazioni, i croati e i sangiacomesi di origine veramente locale, e per dar luogo a un unico paese. Tutto questo è praticamente rappresentato anche ed è stato storicamente fermato con una formella che si trova sull'arco principale dell'orologio, dove c'è indicato proprio la data dell'anno 1564. Prendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutto, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. I ricordi dei nostri antenati risalgono un po' agli anni 1800, quando già questa festa era molto nota nel circondario. In quel periodo questa festività veniva effettuata proprio il giorno 25 di luglio, ricorrenza a calendario di San Giacomo. Negli anni successivi, verso il 1960-70, la festa fu spostata all'8 e il 9 di agosto, proprio per dare la possibilità a tutti gli emigranti sangiacomesi, sia all'estero che in Europa che in Italia, di poter rientrare nel loro paese e festeggiare questi due santi che ricordavano un po' la loro fanciullezza, i ricordi di quando erano ragazzi, quando correvano dietro la banda, quando praticamente arrivava la banda ed era la festa del paese, perché era l'unica festa che si svolgeva qui a San Giacomo. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andarono un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Il canto insieme. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà, nel mio Signore posterato, e verso di me si ricordo anch'io, nonostante i miei 70 anni, che quando ero ragazzo praticamente si faceva la fila di tutti questi i ragazzini dietro alla banda e che venivamo ingannati dai diversi strumenti musicali e inoltre il comitato festa girava per il paese per accreditare, per fare in modo che ogni famiglia potesse ospitare dopo un bandista, perché non esistevano alberghi, non esistevano ristoranti. Quindi ognuno doveva, nelle proprie possibilità, ospitare uno di questi musicisti da tenere nelle loro case per questi due giorni. Il maestro, normalmente della banda, veniva praticamente assegnato, tra virgolette, a qualche famiglia un po' più ricca del paese, proprio per dare maggiore risalto all'importanza della persona che era quello che dirigeva l'orchestra completa della banda. Donerò al mondo la vita, ti seguirò, ti seguirò, oh Signore, e nella tua strada camminerò. San Giacomo, Sant'Antonio, ascoltiamo la parte. Elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé
Signore, di carità sorgente.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre. Il sindaco che rappresenta tutta quanta la comunità, al maresciallo Nestora, ai carabinieri presenti, al comitato, al nuovo comitato, anche molti elementi del comitato di prima, precedente, no? Ci ha aiutato tanto, insomma hanno lavorato tanto, ci siamo dati da fare tutti quanti per il meglio, per la festa, no? Ecco perché tutti possiamo gioire dei momenti religiosi e dei momenti di svago. Ecco, grazie ai portatori, avete portato i santi, pur se portavate me pesavo di più, avete portato i santi. A quelle portate i santi il Signore vi renda merito, eppure loro i santi vi benedicono con la loro presenza ogni giorno. E allora l'augurio mio è che sappiamo davvero ogni giorno vivere quello che abbiamo fatto stasera con i riti, col nostro camminare, che sappiamo viverlo con fiducia tutti i giorni. Ora riceviamo la benedizione, poi come ieri sera entrano i santi, poi entra anche la banda, entriamo tutti quanti noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. San Giacomo, prega per noi. Sant'Antonio, prega per noi. Ecco, facciamo entrare.
Allora, abbiamo il piacere di avere con noi Don Alessandro, che quest'anno è al suo primo praticamente anno di presenza a San Giacomo, e quindi questa è stata la sua prima esperienza per quanto riguarda la festa patronale e la processione. Don Alessandro, che impressione hai avuto della risposta del paese a questa festa? Ma innanzitutto voglio condividere questo, che sono felice di essere qui come parroco. San Giacomo è un paese in crescita, quindi c'è una grande varietà, quindi gli anziani, ma anche tante coppie giovani, quindi tanti ragazzi. Come si dice, c'è una pagina bianca, no, da scrivere. San Giacomo è una comunità vivace, che ha voglia di fare. L'importante è che ho visto che ha bisogno di una guida o qualcuno che solamente dia un'indicazione, che poi subito partono con tanta buona volontà, tanto entusiasmo. Quindi di questo sono felice. Ecco, poi questo è il secondo giorno di festa, ieri Sant'Antonio e oggi San Giacomo, due grandi santi, ecco, un apostolo e un santo amato da, possiamo dire, tutto il mondo cattolico. Quindi è una gioia, ecco, aver pregato insieme, aver continuato poi la preghiera con la processione, e questa è una gioia. Grazie Don Alessandro, e ci auguriamo che tu possa rimanere tra noi per tanti anni. Abbiamo con noi la signora Angela, che si presta molto molto volentieri da tanti anni come collaboratrice per quanto riguarda la gestione della nostra patronale. Angela, che cosa ci puoi dire? Non mi occupo della festa in particolare, però della parte liturgica della chiesa, quindi mi do da fare in chiesa per tutto ciò che necessita. A partire dalle cose più umili, la pulizia, le letture, invito gli altri a partecipare. Devo dire questo, di questi due giorni di festa, che sono stati dei giorni particolarissimi. Io non sono di San Giacomo e in tanti anni non ho mai visto una partecipazione così sentita da parte dei san giacomesi, che magari saranno anche venuti da fuori per le vacanze, perché richiamati anche da questi santi patroni, perché da meno di un anno con il nostro parroco ci stiamo formando spiritualmente di più. Lui si dà da fare, uomo di fede, crede in quello che fa e trasmette a tutti questi sentimenti. E quindi tutti quelli che partecipano anche prima della festa lo hanno fatto in modo con maggiore fede. Ecco, c'è un granellino di fede in più quest'anno. Grazie Angela, e continuate sempre così. Grazie. Perché siete le migliori collaboratrici Don Alessandro, al quale dovete dare questo aiuto per potersi inserire meglio nel nostro paese. Sì, lo merita. Grazie ancora. Grazie. E invece, eccola qua. Come mi è venuta? E chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori un sacco di parole. Abbiamo con noi due rappresentanti del vecchio comitato feste, che per anni si sono dati da fare, sacrificando parte del loro tempo e sacrificando e rubando tempo alle loro famiglie pur di fare una bella festa, che è l'unica festa che praticamente facciamo in questo paese. Sentiamo un po' sia da Pasquale che da Carlo quale ricordo hanno di tutti questi anni che si sono impegnati per noi. Beh, il ricordo e l'orgoglio che abbiamo di fare questa festa, e vogliamo che non vengano perse queste tradizioni. Naturalmente ci vuole molto impegno e molta passione per farlo. Oggi come oggi abbiamo fatto difficoltà, io faccio parte del vecchio e quest'anno del nuovo comitato, sono entrato a far parte tre donne e un altro Ariello Luciano, sì.
del nuovo comitato. Si danno da fare e speriamo che continuano anche loro, hanno voglia di continuare con noi per portare avanti questa tradizione. Noi siamo orgogliosi di farlo, ripeto, e speriamo che ci sia ancora gente da fare. Grazie Pasquale. Carlo, so che per anni siete riusciti a portare qui a San Giacomo dei gruppi musicali e delle bande tra le più famose d'Italia. Questo è un orgoglio per il nostro paese e in modo particolare per voi che vi siete dati tanto tanto da fare. Che ricordo hai di tutte queste feste di San Giacomo di cui hai fatto parte come organizzatore? È stata un'esperienza molto bella. In questi anni che ho partecipato come al comitato festa siamo riusciti con molti sacrifici a portare qui diversi gruppi bandistici, uno più bello dell'altro. La popolazione ha risposto bene, tutte le volte che sono venuti in piazza ad ascoltare la banda sono rimasti stupefatti, hanno applaudito e noi come comitato siamo stati molto molto orgogliosi di queste manifestazioni. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con me per portare avanti queste feste e speriamo che il nuovo gruppo vada avanti per tanti anni. Grazie Carlo. Avete seminato bene e sicuramente raccoglieranno i frutti chi avrà preso il posto dopo di voi. Grazie ancora a tutti. Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se giusto pure no. Girando il mondo, vedi là, gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille promesse. Cantava Help, oh Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava viva la libertà. Abbiamo l'onore di avere con noi il sindaco del nostro paese di San Giacomo, Rino Bucci, il quale per diversi anni ha partecipato anche con una delle figure più importanti del Comitato Feste. Sindaco Rino, cosa ricordi con nostalgia di tutti quegli anni nei quali praticamente hai partecipato girando per le case dei San Giacomesi e facendo e rubando tanto tempo alla tua famiglia pure di far riuscire questa bella festa? Ma innanzitutto volevo dire che la festa patronale del Santo San Giacomo è la festa più importante per i cittadini e la nostra comunità. Anche le persone di San Giacomo che sono fuori per motivi di lavoro rientrano nel nostro piccolo paese e trovano questi momenti di ricordo e di affetto e si stringono intorno alla comunità. Per quanto riguarda personalmente, io sono un appassionato della banda. 10 anni fa che per alcune vicende avevamo saltato la festa patronale, sono stato il promotore che ho riportato una banda a San Giacomo, la banda di Conversano. Dell'amico Schirinzi, e da quell'anno è ripartita tutta la macchina della festa patronale e sono stato veramente fiero perché negli anni la festa ha dato sempre degli ottimi successi. Ringraziamo il nostro sindaco Rino Bucci e gli auguriamo di poter continuare comunque, anche se nella figura di sindaco, a partecipare a questa festa con la speranza che in futuro possa essere sempre ancora più bella e più interessante di quanto lo è stato in tutti gli anni che ci hanno preceduto. Tutti sono di campo. Qua sotto, Solo per farti guardare.